Vediamo se la risposta di Qin Pang e di Yi Jian Tong arriva. Abbiamo già visto la coppia cinese di questo ultimo gruppo sui Wen Jing e Han Kong. E adesso? Musica completamente diversa per loro, notturno in si minore di Frédéric Chopin, coreografia di Lori Nicol per questa coppia che insegue il terzo oro mondiale. Una lotta, sarà una lotta durissima con Leona Savchenko e Robin Solkovi, come abbiamo visto. Oro a Torino nel 2010, oro a Calgary 4 anni prima, argento a Tokyo nel 2007, bronzo a Mosca l'anno passato. E medaglia d'argento all'Olimpiade, l'ultima Olimpiade, quella di Vancouver del 2010. Un esercizio più tradizionale, se vogliamo, quello di Qin Pang e Yi Jian Tong rispetto a quello di Leona Savchenko e Robin Solkovi. Sarà pure un esercizio tradizionale, ma è un gran bel esercizio anche per la coppia cinese. Abbiamo visto il meglio. Qin Pang e Jian Tong, anche loro con la clac. Entrambi 32enni. Pang e Tong, allenati da Yao Bin e Liu Wei. Lori Nicol e David Wilson firmano le coreografie. Tutti e due sono nati ad Harbin, è la città anche di Kong Han, partner di Wei Jingsui che abbiamo visto in precedenza. È una città dove c'è grande tradizione del pattinaggio. Rivediamo coppia sul ghiaccio, coppia nella vita.
dal 2010 a Shanghai durante uno show. In realtà il gossip sulla loro storia d'amore circolava già da qualche anno. Quale migliore occasione per Tong di proporsi alla sua compagna direttamente sul ghiaccio al termine di una loro esibizione in uno show di Shanghai, meravigliosamente romantico. Ultimo punteggio per questo programma corto: 67-10, 33-94, 33-16 di presentazione, 33-94 di elementi tecnici. Vanno al secondo posto, lotta apertissima dunque con Leona Savchenko e Robin Solkovi per il primo posto, per la medaglia d'oro. Superata la coppia giapponese Narumi Takahashi e Mervyn Tran, che si sono fermati a 65-37.